Cristiano Iovino ha ricevuto dei soldi da Fedez in cambio del suo silenzio? Dopo mesi finalmente parla il diretto interessato. Cristiano Iovino è un nome che abbiamo imparato a sentire spesso nell'ultimo anno, prima per via della presunta relazione intima con Ilary Blasi, mentre era sposata con Totti, e poi per il pestaggio di cui è stato vittima da parte di Fedez e dei suoi amici, ora in carcere. La figura del personal trainer romano è certamente controversa e nelle ultime ore, proprio il diretto interessato ha avuto modo di chiarire, più o meno, cosa sia realmente successo lo scorso aprile, nella notte fra il 21 e il 22, quando il rapper di Rozzano, insieme ai suoi bodyguards Christian Rosiello e Islam Agag, meglio conosciuto come Alex Cologno, lo hanno raggiunto sotto casa. Dopo il boom iniziale, la notizia si è man mano andata ad affievolire e qualcuno ha vociferato che Cristiano Iovino abbia percepito dei soldi da Fedez in cambio del suo silenzio e delle mancate denunce. A esporsi in questo senso ci aveva pensato Fabrizio Corona, che in contatto con entrambi aveva cercato di fare da paciere. Ma cosa è successo davvero quella sera? E, soprattutto, Iovino ha davvero preso dei soldi dall'ex marito di Chiara Ferragni per non denunciarlo? Non sarebbe la prima volta che il personal trainer percepirebbe del denaro per qualche favore. Come sappiamo, si vocifera che per testimoniare contro Ilary Blasi nel suo processo di divorzio abbia ricevuto da Francesco Totti ben 150.000 euro. Cosa ha detto Cristiano Iovino sui soldi ricevuti da Fedez? Secondo le testimonianze, una volta che Fedez e i suoi amici hanno raggiunto Cristiano Iovino sotto casa sua, a Milano, proprio il rapper avrebbe urlato la seguente frase: "Lasciatemi stare che lo ammazzo. Io sono di Rozzano". Ieri sera, durante un servizio di Striscia la Notizia, l'inviato Valerio Staffelli ha cercato di saperne di più. Con l'intento di consegnare il tapiro d'oro a Iovino, Staffelli lo ha raggiunto cercando di incalzarlo sul pestaggio da parte di Fedez e dei suoi bracci destri. Nonostante le domande e l'insistenza, però, il personal trainer romano ha sempre cercato di svagare: "Non mi va di parlare". Ma perché Cristiano non ha denunciato l'aggressione? A questa domanda, l'interessato ha risposto in questo modo: "A me il dente non l'ha rotto nessuno. Se c'è stato un dente rotto, non era il mio". Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio? E cosa ha detto sui soldi percepiti da Fedez in cambio del suo silenzio? La risposta: "Ma quali soldi, magari?". Il pestaggio in discoteca. Cosa è successo davvero in discoteca fra Cristiano Iovino e Fedez? Negli ultimi giorni sono tante le testimonianze emerse in questo senso sul pestaggio e sulla precedente rissa in discoteca, precisamente al The Club. La notte fra il 21 e il 22 aprile scorso, il rapper e il personal trainer hanno avuto un diverbio nel locale e subito dopo, l'ex marito di Chiara Ferragni insieme ai suoi ha deciso di seguire il presunto amante di Ilary Blasi fin sotto casa sua. Secondo il Corriere della Sera, già nella discoteca, volarono schiaffi e bottiglie. Cristian Rosiello, intervenendo nella rissa, buttò per terra Iovino, tanto da richiedere l'intervento della sicurezza del locale milanese. Sempre secondo le testimonianze raccolte di recente, il personal trainer aveva la faccia sporca di sangue e i vestiti strappati. Tanto è vero che l'interessato aveva richiesto l'intervento di un'ambulanza, che però pare non arrivò mai. Raggiunte le scale secondarie, quelle di servizio, Fedez sembrava essere incontenibile, come raccontato da uno dei buttafuori del locale. Ancora, poi, il Corriere riporta quanto segue su quella notte. Era molto agitato e continuava a dire che quel ragazzo ha alzato le mani su uno dei suoi amici. Abbiamo dovuto sollevarlo di peso per portarlo fuori. Quando lo abbiamo accompagnato fuori, ha cominciato a urlare contro di noi: lasciatemi stare che l'ammazzo. Io sono di Rozzano", l'accordo fra il rapper e il personal trainer.
Ma quindi, perché Cristiano Iovino non è andato avanti con la denuncia per aggressione ai danni di Fedez e dei suoi amici? A quanto pare i due avrebbero raggiunto un accordo economico, se il personal trainer avesse rinunciato ad azioni legali contro il rapper, quest'ultimo gli avrebbe donato una cospicua somma di denaro. L'indagine per rissa, invece, al momento continua indisturbata poiché per legge è perseguibile d'ufficio. La consegna del tapiro d'oro. Dopo l'incontro con Valerio Staffelli, comunque, Cristiano Iovino ha condiviso su Instagram una foto del tapiro d'oro donatogli dall'inviato di Striscia. Ad accompagnare lo scatto anche una piccola didascalia dove si legge, "Ce mancava". Cosa intendeva dire il personal trainer? Chissà,